Bene, buongiorno. Guardiamo oggi LM Studio. LM Studio, lo mettiamo, scriviamo. LM Studio, LLM, perché così abbiamo subito il nostro link giusto. Trenti si mischia. Vedete che LM Studio è disponibile sia per Mac che per Windows che per Linux, anche se in beta. Cosa permette di fare questo programma? Permette di lanciare una sorta di GPT, LLM sta per i chat GPT, sul tuo computer, quello locale, possibilmente che abbia una scheda grafica. C'è un'interfaccia abbastanza semplice e permette di accedere a tutti i modelli che vengono pubblicati ogni giorno. Ogni giorno ci sono delle novità. E quindi è una cosa molto interessante. Quando si scarica per Windows abbiamo circa 4 giga, 400 MB di roba, e quando lo lanciate, dopo un po', magari che l'avete lanciato, viene fuori questa casa che è praticamente il nostro plancia di comandi. Qui possiamo cercare praticamente dei file. Quindi abbiamo una ricerca. Quindi, se noi, ad esempio, abbiamo cercato, io prima ho cercato Nus Hermes, che è uno dei più interessanti, insomma, Nus Hermes è una società. Qui possiamo andare a vedere praticamente le caratteristiche di questo modello. Sulla sinistra vedete che abbiamo i modelli GGUF. I modelli sono tipicamente qui di dimensioni variabili, fra meno un tot di gigabyte. Noi prenderemo quelli 7B. Di quelli 7B cercheremo la quantizzazione almeno 4 bit, perché la 2 bit quantizzazione è abbastanza scarsa. Io prima già qua ho fatto la ricerca e, come vedete, sta scaricando il modello Nus Hermes Lama 2, quindi viene dell'Lama 2. Prima ancora avevo scaricato il modello FI2, che è il modello Microsoft per cellulari, quindi l'ho scaricato sempre a 4 bit in modo tale da avere delle informazioni affidabili. E adesso aspetto che mi scarichi il tutto. Ok, armati con infinita pazienza, abbiamo scaricato anche il Nus Hermes Lama. Prima abbiamo scaricato questo FI2. Q4, quindi andiamo tranquillamente nella finestra di chat, dove prima ho già fatto una richiesta. Cancelliamo proprio tutte le richieste e partiamo da zero. Chiudiamo la finestra di download e vediamo che nella finestra di chat ci compare la necessità di scegliere un modello. Quindi i modelli ne abbiamo scaricati fondamentalmente Nus Hermes Q4 0, quindi carichiamo questo modello. Ok, l'ha caricato, vedete che è un Lama 7B, ti dice Q4 0, e qui possiamo chiedergli appunto who is Einstein, punto interrogativo, e quindi ci dice quanti token abbiamo, e quando facciamo invio praticamente abbiamo l'elaborazione in corso e vediamo praticamente quanta RAM stiamo usando. E come vedete, questo modello 7B è abbastanza veloce, risponde abbastanza velocemente. Come vedete, scrive tranquillamente cosa è in breve questo qui, e possiamo dire which can Ok, gli diciamo praticamente quali sono i modelli che ha pubblicato Einstein, e quindi sta dicendoci che nel 1905, che è l'anno Mirabilis, quindi ha pubblicato almeno tre pubblicazioni, quindi la pubblicazione sulla teoria della relatività speciale, sull'effetto fotoelettrico e sul moto browniano. Poi nel 1915, in realtà, sì, praticamente la teoria della relatività generale,
E poi qui dice anche altri articoli che ha pubblicato, che probabilmente sono, alcuni di questi sono delle allucinazioni, però comunque di per sé ci sta facendo vedere che cosa succede. Ora, se noi facciamo stop generating, abbiamo la stop della generazione e possiamo provare a offloadare questo modello sulla GPU. Quindi clicchiamo qua, GPU. E qui vedete che ha 4096 tokens, ne usiamo solo 2048, e diciamo, mettiamo 20 layer, proviamo adesso se ce la fa. Ricarichiamo il modello, vedete che qua c'è il reload, il modello viene caricato e viene offloadato, quindi scaricato parzialmente sulla GPU. E nel frattempo ci fa vedere la velocità, che sono 4 token al secondo. Vediamo se quando floodiamo sulla GPU riusciamo ad andare più veloce. Si può andare anche più di 20, ma comunque al momento ci fermiamo a 20, che è quello che suggerisce lui. Volendo si può andare più avanti. Okay, vi ricordate cosa ha risposto questo? Perfetto. Facciamo una cancella questo e facciamo cancella, cancella e facciamo regenerate who is Einstein. Ok? Quindi ci rifà, diciamo, la stessa cosa, però è fatto sulla GPU, quindi vedete che mi sembra effettivamente poi facciamo la stessa richiesta, e quindi abbiamo praticamente di nuovo la cosa che abbiamo visto prima. Dice praticamente, ecco, vedete che è diversa la risposta perché comunque ogni volta risponde in maniera diversa, però avendo fatto l'offload, prima vi ricordate che aveva 4 token al secondo, se noi adesso facciamo stop generating, vediamo che siamo arrivati a velocità quasi 7, quindi abbiamo quasi raddoppiato, volendo possiamo mettere di più. Adesso facciamo la stessa cosa, quindi facciamo una nuova chat, untitled chat, e in questa untitled chat carichiamo invece il modello Phi 2, quello piccolo abbiamo detto, quindi sono solo 3B, ce lo dovrebbe dire qua. Vedete che è un 3B, quindi vediamo un 3B contro quindi dobbiamo fare praticamente il who is Einstein, quindi facciamo il copie. Copiamo, andiamo qua e facciamo who is Einstein, Ctrl V. Vedete che il modello, ecco, vedete che il modello Phi 2 non è molto acuto perché ha confuso Einstein con Enrico Fermi. Proviamo a fare un regenerate qua e vediamo se ci dà. Ok. Questa volta credo che sia meno allucinato. Se vogliamo allucinarlo ancora di meno, facciamo stop generating, andiamo nella Advanced Configuration e mettiamo dunque, quanti token deve. Vedete la temperatura, qui ho la temperatura 0,8 che francamente è probabilmente troppo alta. La mettiamo a temperatura 0. Gli cancelliamo questa e gli facciamo regenerate con temperatura 0. Ora, con temperatura 0 vuol dire che lui si tendenzialmente diminuisce la quantità di allucinazioni, però potrebbero esserci. Notate che comunque è abbastanza veloce. Prima abbiamo visto che avevamo 8 token al secondo, adesso ne abbiamo, beh, anche 6, quindi siamo, vedete, il 7B di prima era comunque ammirevole, però vedete che il Phi 2, che era piccolo come dimensioni, genera comunque delle cose un po' strane come questa. Se gli chiediamo anche qua i paper, quindi name, quindi facciamo copia, e poi gli chiediamo quali articoli, quale cose ha pubblicato, ok? Che credo che sia un po' allucinato perché non sia quello. Ecco, questa è un'allucinazione completa. Quindi abbiamo visto che il modello 3B, insomma, non va un granché bene.
E abbiamo messo a confronto praticamente questi due sistemi. Ecco qua, stessa cosa, possiamo la randomness metterla a zero, in modo tale da generare meno randomness. Facciamo il reload the block no serves, facciamo un reload. E gli facciamo fare gli articoli, quindi togliamo questo e poi facciamo regenerate questo. Ora con la temperatura zero, in teoria dovrebbe essere. Anche queste sono allucinazioni. Quindi, come vedete, le M piccoli 3B e 7B tendenzialmente sono, non sono un granché, diciamo, nel senso che sono molto inferiore a ChatGPT 4 e anche a ChatGPT 3.5, però sono interessanti perché consentono di lavorare praticamente sulla vostra macchina, quindi avere delle risposte e poter sperimentare tutti i nuovi modelli che escono di giorno in giorno. Questo tipo di domande in realtà non vanno fatte qua perché queste domande sono meglio risposte da Wikipedia. Bisogna fare altro genere di domande. Per esempio, si può dare praticamente cancelliamo tutto, e gli possiamo far fare praticamente un riassunto, praticamente. E questo è NoSermes, che è abbastanza interessante, quindi una delle attività più interessanti è quella di andare su un sito, per esempio sull'ABC, e fargli fare, per esempio, prendiamo praticamente un articolo che abbiamo dell'ABC e gli facciamo fare praticamente un sunto, ad esempio, di quello che è scritto in inglese. Quindi, make a summary of. E gli mettiamo questo, gli facciamo praticamente to send shift invio, no, 130, praticamente invio, invia, praticamente vedete che sta facendo praticamente un riassunto di questo testo. Ecco, i riassunti. Oppure le traduzioni, in teoria dovrebbe ancora riuscire a fare, Translate into Italian. Ecco, vedete che riesce a fare tranquillamente la versione in italiano, traducendo il testo in inglese. In realtà le domande in italiano non funzionano molto bene, ma possiamo provare a fare la stessa, comunque intanto per vedere il FIDUE come si comporta. Quindi il FIDUE, mi sembra che sia questo, FIDUE, dobbiamo ricaricarlo. Ok, andiamo sulla domanda, questa, la carichiamo, FIDUE, cancelliamo tutte le risposte su Einstein e vediamo un qualche cosa in cui riescono leggermente meglio. Make a summary, stiamo chiedendo al FIDUE, facciamo invio. Ecco, come vedete, il modello FIDUE non funziona benissimo. Possiamo provare a rigenerare, ma direi che ci siamo. Possiamo provare a mettergli l'originale 0,8. Ok, diciamo che aumentando un pochino la temperatura riesce a fare un riassunto, però come vedete non è proprio bravissimo a fare il riassunto perché sta semplicemente riscrivendo quello che è stato scritto prima. E se noi gli diciamo invece di tradurre in italiano,
vedete che si va sempre su Jean. Quindi se noi andiamo nel Translate to Italian, quindi nel Translate into Italian, insomma, proviamo a vedere se riusciamo. Text, due punti. Vediamo un po' se ce lo fa in italiano. Niente, non ce lo fa un granché bene, no? Magari lo fa alla fine del testo originale. Niente, non lo fa. Comunque, diciamo che in questo modo potete provare tutti i modelli localmente sul vostro computer, controllando praticamente la temperatura, controllando la lunghezza di contesto e una serie di cose di questo genere. E come vedete, dovete avere almeno un modello 7B, preferibilmente di più. Per i modelli più grossi, impegnano più memoria e più GPU. E sono più lenti, quindi proprio se non ve li ho fatti vedere, e quindi questo è tutto per LM Studio.